Crollo Ponte Morandi, 14 agosto 2018. Ripassiamo gli indizi. Cosa ci facevano gli operai presunti tali a lavorare quella sera del 13 agosto, esattamente nel punto dove il ponte ha poi ceduto? Come mai sono immediatamente sparite dalla mappa interattiva del sito di ANSPI la posizione delle telecamere? Potevano le telecamere funzionare ad intermittenza e riprendere prima e dopo il crollo, ma non durante? Potevano accadere questi avvenimenti, ANSPI Atlantia non ne fossero al corrente? E qui ipotizzo una corresponsabilità sull'evento. Come mai subito dopo il crollo hanno immediatamente tutti i media parlato di demolizione totale del viadotto Morandi? Infatti, quello che non capisco è perché tutta questa fretta di abbattere i tronconi rimasti. Si poteva costruire il ponte alternativo senza abbattere il Morandi e nel frattempo si valutavano bene le effettive condizioni dello stesso. Azzardo un'altra ipotesi. È stato deciso così perché c'era già un piano di demolizione predisposto da tempo, ma qualcuno si opponeva? Con questo atto criminoso, per me di questo si tratta, hanno estinto le polemiche politiche e messo di fronte al fatto compiuto gli abitanti dei palazzi di Via Porro e di Via Fillac, fatti uscire precipitosamente dalle abitazioni con la scusa del crollo imminente del troncone sopra i condomini. Anche questo faceva parte del piano di sgombero immediato. Infatti, i due tronconi sono ancora là, belli saldi, e la sceneggiata continua. È di qualche giorno fa la notizia che hanno fatto arrivare un mezzo radiocomandato per testare la stabilità e, se non sbaglio, non è crollato niente, neanche stavolta. Un paio di mesi fa c'è stata una petizione indetta dall'ingegner Gabriele Camomilla e da un gruppo di ingegneri, architetti, tecnici stradali, cittadini italiani, i quali hanno chiesto che venissero salvati e rinforzati i due tronconi e ricostruita la parte crollata. Non sono stati ascoltati. Oltre 2000 firme sono state raccolte. Forse il ponte non era così marcio come ci hanno fatto credere dal 14 agosto, e in ogni caso ultimamente non veniva più manutenuto a fondo, ma solo rappezzato nelle giunture, le più esposte alle sollecitazioni, perché avevano in mente da tempo l'abbattimento, come ho detto prima. Quindi in quel crollo ci sono delle concause, ma la spintarella, chiamiamola così, a mio parere è stata data, e come? Un altro indizio importante è la modalità del crollo, che purtroppo vediamo solo nella fase finale. Lo sbriciolamento in verticale del cavalletto in pochi secondi, tipico di una demolizione controllata. Tra l'altro, se si osserva bene, si vede la nube piroclastica che si sprigiona dall'esplosione, sia verso sinistra che verso l'alto, ma viene attenuata dalla pioggia ed è proprio per questo che hanno atteso quel preciso momento e si sono affannati la sera prima per predisporre il tutto. E dei bagliori, 2 secondi prima che crollasse il cavalletto e l'antenna che abbiamo visto sempre sul video di Di Giorgio, che mi dite? Sono stati in concomitanza con il boato e immediatamente dopo c'è stato il crollo. Non si tratterebbe quindi di luce provocata dei cavi dell'alta tensione. E comunque l'impalcato era già a terra e gli abitanti della zona, il boato, lo hanno udito bene. Nessuno è sordo. Come mai c'è anche un'incongruenza con l'orario del crollo? Forse perché hanno atteso il passaggio del treno regionale delle 11:37, se non sbaglio, prima di agire? E non è finita. Un altro indizio è la scelta del punto dove doveva crollare, dove ci sono meno insediamenti. Se il ponte finiva sopra i palazzi, ci sarebbe stata un'ecatombe. A tal proposito, allego uno spezzone del video di Ubaldo Croce con il parere dell'architetto Lorenzo Giovannone. Ho cercato di estrapolare dall'unico filmato che abbiamo di bloccare un'immagine importante, che è questa del bagliore, il momento, perché ci sono due bagliori. Vedi, questo è il filmatino che abbiamo visto al di là del ponte, è il momento in cui c'è uno dei due bagliori. Vedi la parte bianca, addirittura la parte del ponte viene oscurata, offuscata da quel bagliore. Ora, per una legge, io non voglio fare ipotesi su cariche di questo e di quello, aspettiamo, vediamo un po', perché sarebbe non augurabile a nessuno. Io sono passato qui su questo ponte diverse volte, sicché sarebbe non augurabile a nessuno.
e mi sembra un'ipotesi in questo momento che ha bisogno di conferme serie, vere, anche se le testimonianze che abbiamo sentito propendono per questo rumore forte tipo esplosione. Però a me non risulta nessuna cosa che sta crollando e che va verso l'alto, che sovverte la legge fisica. Una cosa che Appunto, crolla va verso il basso. e non verso l'alto. Un signore a cui ho segnalato questa cosa mi ha detto: ma secondo me sono i cavi elettrici della linea dei treni. Bah, cioè, veramente è No, no, inaccettabile una lasciamo risposta perdere. del genere. A questa altezza No, qui, ma questo, no. o un idiota o ci piglia per il culo. Non ci dai, No, lasciamo stare, dai. ha fatto una valutazione così, en passant. Ma no, per favore, dai, su. Parliamo adesso della disinformazione messa in atto dai media, le bombole di acetilene, il fulmine che avrebbe fuso le funi di acciaio, il rotolo di acciaio che cadendo dal camion che lo trasportava avrebbe creato una risonanza tale da far crollare il ponte. E sembra che questa sarà la versione fornita da ANSPI e dalla magistratura. Ma se davvero così fosse, perché nascondere il filmato integrale del crollo? Ed ora voglio passare alla parte economica. È un caso che la Salini Impregilo, vincitrice dell'appalto per la ricostruzione, abbia diverse commesse negli USA e si stia delistando dal mercato azionario italiano e quotando sul mercato azionario statunitense? Forse. Però girano voci che questo governo sia stato totalmente finanziato e approvato dagli USA. È una voce, ma ci sono segnali che lo confermerebbero. Ipotizzo quindi che qualcuno ha fatto in modo che fosse scelta quell'azienda per la ricostruzione e non mi riferisco al commissario straordinario, ma a pressioni ricevute. Esiste infatti un piano per la creazione di un polo diretto proprio dalla D di Salini Impregilo per mettere in salvataggio astaldi condotte che adesso versano in amministrazione controllata, con la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti e di tutte le banche esposte, e si tratta di svariati milioni. Il polo di aziende servirà poi per mettere in sicurezza le infrastrutture nazionali. Su formiche.net si legge un articolo datato maggio 2018 e scritto dopo l'incontro sul tema infrastrutture alla Triennale di Milano. Siamo molto fermi, alla fine non riusciamo a realizzare quello che vorremmo, ha spiegato Salini, auspicando a nome di tutto il settore la nomina di un commissario straordinario plenipotenziario per le infrastrutture in Italia, che abbia il potere di decidere una spesa e di farla. Sul lavoro del gruppo e la situazione del settore, il CEO ha sottolineato come ad oggi abbiamo 1,5 milioni di posti di lavoro che sono stati perduti nel settore. Dobbiamo domandarci perché noi, lavorando in 52 paesi, riusciamo a farlo dappertutto, tranne qua. Ecco, se le parole hanno un peso, io valuterei molto attentamente queste dichiarazioni. Un segnale a qualcuno? Ripeto, siamo a maggio del 2018. Ora vengo accusata dai debunker al soldo del sistema di fare ipotesi senza dare un movente a un colpevole. Pensate che io abbia la sfera di cristallo? Ci sono di certo degli intrecci di banche finanziarie e di interessi, presumibilmente più forze, più entità coinvolte a vario titolo dietro al crollo di quel ponte. Io cerco di risalire al movente attraverso indizi, dichiarazioni, avvenimenti, notizie, attendibili o meno, ma non è facile. Le risposte alle vostre domande faziose cercatele dalla magistratura, ma fino ad ora sono passati ormai diversi mesi. Che risposte hanno dato agli italiani? Per ora hanno fatto analizzare i tiranti di acciaio e c'è un processo in corso. A parere di questi individui sono i Benetton a fare pressione affinché il video integrale del crollo non venga diffuso, perché sarebbe palese la loro colpa. Ma secondo voi la magistratura non divulga il video per paura dei Benetton? State scherzando, spero. Atlantia è di proprietà di Benetton per il 30,25%, mentre un altro 5% di azioni sono di proprietà di Unicredit attraverso la fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dove i maggiori azionisti sono americani e inglesi. Poi c'è la HSBC Holding, un grosso gruppo bancario con sede a Londra, e poi c'è un 8% al fondo di Singapore, quotato sempre nella borsa di Londra. Il capitale flottante invece è praticamente in mano ad azionisti britannici e americani, un 18% italiano, poi piccole parti a Francia, Australia e resto del mondo,
Quindi non c'è solo Benetton, ma ci sono anche importanti azionisti esteri. Più chiaro adesso? A mio parere, Atlantia non ha bisogno di mangiatoie sulla ricostruzione, si stanno concentrando su aeroporti e autostrade estere. Tra l'altro, pare che Atlantia stia cercando di sfilarsi dal pagamento dei danni, ha fatto ricorso al TAR, ma sempre Atlantia ha chiesto che i tronconi non venissero abbattuti in attesa della verifica. Si tratta di un piano astuto per prendere tempo oppure c'è dell'altro? Vuoi vedere che i danni li pagheranno ancora una volta gli italiani? Finirà tutto a tarallucci e vino, i colpevoli non verranno trovati oppure le colpe ricadranno sui lavori di costruzione eseguiti male o fatti in economia, sui materiali scarsi che hanno compromesso la stabilità. Colpe addossate alla di Castellucci, che è solo una figura parafulmine, magari sul povero Morandi, che è morto da decenni, come hanno già più volte tentato di fare, accusandolo di cattiva progettazione, e questo proprio non lo tollero. E cari italiani e cari genovesi, potete stare tranquilli che alla fine il nuovo ponte costerà 3 volte tanto il costo stimato. I tempi staremo a vedere.